Yeah. Grazie e benvenuti o bentornati nel mio canale. Questo è un video che in realtà non avevo in programma di fare perché pensavo di postare tutt'altro. Innanzitutto il al telefono Al3 quindi tra poco correrò per metterlo in carica. Comunque questo è un editiamo insieme che non faccio da praticamente secoli, però ho preso un audio abbastanza corto che diciamo dura più o meno 10 secondi il video edit perché sì, dura 16, però 6 minuti, 6 secondi scusate, è solo di intro quindi possiamo farcela. Per farlo insieme, allora l'audio l'ho preso da un, un, un profilo che si chiama Lip Songs. Ma poi Songs, vabbè, Songs, non so, non so dirlo. Eh, che poi vabbè, lo metto anche su TikTok e su Instagram. Eh, se ricreate l'edit, per favore datemi i crediti. Se lo appunto fate il remake, se me li volete dare, datemeli. Allora inizio subito. Premettendo che eh, Spero di farcela co con le tempistiche E che devo correre a mettere il telefono a caricare Ma non importa Allora andiamo su immagine e video E ci prendiamo un TikTok Io vabbè lo faccio su Dixie Voi lo fate su chi volete Io lo, lo ingrandisco semplicemente E quindi eccolo ingrandisco Lo vado a ingrandire E poi metto anche Un overlay Io uso questo overlay Che non ho fatto mi sono scordata di andare a, a salvare Au. Eccolo E lo ingrandiamo Perfetto, eccolo E lo mettiamo a posto Poi anche questa a posto E dovrebbe venirci così Poi andiamo solo a che abbiamo scelto Miscelazione, opacità, alleggerisci, schermo e... Ecco a voi, poi vabbè, stanno per altri tipi di alleggerisci, ma a me piace questo. E a posto, prima parte fatta. Poi io decido di girare il video di Dixie, quindi vado su Sposta e trasforma, Prendo questo coso per girare e lo giro a 180 gradi, più o meno così. Ok, raga, aspettate che devo correre a, prendere, a mettere il telefono a caricare e non ho voglia di fare tagli al video perché se no ci metto gli anni quindi ok ecco ho messo il telefono perfetto continuiamo allora quindi una volta che abbiamo fatto questo poi ci dobbiamo mettere il video sempre che abbiamo scelto e andiamo a tagliarlo come gli altri due mettete un punto di riferimento quando bippa la canzone cioè inizia diciamo e a posto poi io vado se effetti cancella no no va bene no. Niente. Ok, poi andiamo su sposta. E trasforma, andiamo sul terzo e facciamo la intro stra basic Quindi mandiamo indietro, poi andiamo più o meno qua e lo andiamo a mettere così, e mettiamo il grafico così più o meno, perfetto. Vedete che poi, una volta fatto questo, andiamo alla fine e lo mettiamo più grande. E il grafico stavolta sarà così. Quindi, adesso levo un attimo l'audio per farvi vedere quello che ora è uscito. Aspettate però ho paura che ci sia anche all'overlay e quindi levo a tutti l'audio per evitare. Ecco. E questo è più o meno quello che ho fatto all'inizio. Poi dobbiamo andare a mettere uh, delle foto. Io inizio prendendo questa foto qua di Dixie e la metto in basso, poi ne prendo uh, due, ne prendiamo, se vogliamo fare le stesse transition, ne dobbiamo prendere due e le mettiamo una sotto l'altra, poi le prendiamo così e andiamo su questo pulsante e le tagliamo, forse un po' più in qua. Ok, decisamente così. Perfetto, uh, poi dobbiamo andare... Su effetti, aggiunge effetto e mettiamo le tessere Io farò anche lo shake Però per lo shake farò un copia e incolla Poi per la intro eh, Possiamo anche aggiungere un bordo Giusto, mi sono scordata E credo di aggiungere un contorno Per farlo andiamo su bordo e ombreggiatura Mettiamo un contorno, io lo metto bianco E possiamo scegliere Cioè anche tipo come fare i bordi io non so, vabbè, li faccio così i bordi. Perfetto. Lo faccio leggermente più sottile. E ecco fatto. Poi, eh, volendo, possiamo mettere anche l'ombra. Di quanto volete voi. Io l'ombra la metto, non so di che colore. Facciamo sempre nera. Ecco fatto. Perfetto. Introvenuta. Adesso, appunto, concentriamoci sulle transition. Una volta che abbiamo messo le due foto, andiamo a fare una transition molto semplice. Ne, prendo, ne prendiamo altre due. Io prendo sempre, diciamo più o meno, non voglio dire le stesse, però si immagini simili. Poi voi potete prenderle anche diverse. Ok, mettiamo sempre giù. E queste qua anche le tagliamo così. Perfetto, ok, poi andiamo qua, andiamo su effetti. Attenzione, raga, ok, effetti. Aggiungi effetto, e va bene, no, le teste le abbiamo già messe. Quindi non so cosa possiamo mettere. Vabbè, mettiamo prima il cancella. Ok, andiamo a mettere il cancella. Raga. Giuro che se sto video mi viene lungo. Ok, eh, Il cancella dobbiamo mettere la fine, la lasciamo praticamente a 100. Poi andiamo l'angolo e lo mettiamo a 90, raga. Quindi così a posto. E poi andiamo a mettere l'inizio a 50. Molto easy come cosa. E sto facendo tantissime transition nuove che non ho fatto in questo video. Quindi guardatelo. Sposta e trasforma. Uh, andiamo qua sul primo a posto, mettiamo un rombino, un altro rombino e si va così giù. Ok, uh, in realtà potete anche metterlo all'inizio, ovviamente non lo metto proprio all'inizio perché lo metto insomma diciamo, più o meno centrale ed ecco fatto. Poi andiamo di nuovo, no, poi andiamo qua. Ok, no, non dobbiamo fare niente qui. Dobbiamo andare sulla seconda foto e semplicemente andare su sposta e trasforma, andare sul primo e niente, mettiamo un rombino, un altro rombino. Cioè, qui non ci dobbiamo mettere niente praticamente. Solo le tessere dovremmo metterci, ma le metterò dopo le tessere, ok. Quindi le tessere, lo shake lo aggiungerò alla fine. E mettiamo lo specchio allora, poi da qua eh, riprendiamo, ricopriamo gli effetti. E li mettiamo qua. Poi andiamo su sposta trasforma e rifacciamo la stessa identica cosa. Quindi mettiamo questo così, questo così. Ora non posso stare tanto a spiegarvi e mi scuso, però ecco che ho un tempo veramente limitato e quindi non è eh, un video in cui faccio talmente tante spiegazioni per dirvi, però comunque potete capire osservando. Ecco, poi riprendo Qui vado su questa e faccio la stessa identica cosa per di qua e la rimetto, però un po' più giù dovrebbe essere la prima transition. Adesso andiamo a farne un'altra. Ok, allora adesso vado eh, praticamente a fare una cosa molto semplice. Quindi vado qui, vado su immagine video e vado a prendere una foto. Cancello quella. E la mettiamo sopra eh, queste due foto. La mettiamo più o meno qui. Fatto questo, andiamo a tagliarla. E effetti, aggiunge effetto e vado a metterci le tessere. Possiamo anche aggiungere uno shake. Che comunque, eh, anzi, forse possiamo andare a fare uno shake. Sì, allora vi faccio vedere come fare. Voglio provare a fare uno shake che vedrete, quindi lo andremo a provare a fare. Ok, e lo mettiamo in alto così. Ok molto semplice, ecco fatto. Però aspettate perché voglio farvi vedere appunto sta cosa dello shake che mi è venuta. Andiamo a effetti, aggiungiamo un effetto, cerchiamo asse di allungamento e facciamo una cosa stra semplice. Quindi mettiamo l'angolo, cioè la scala all'angolo. Ok. Ok, facciamo la scala a 2,20 e poi che torna normale. Il normale sarebbe ad uno, credo. Ecco poi. Dovrebbe andare così. No, così mi sa. Sì. Poi andiamo su uh, l'angolo. E lo dobbiamo mettere. Uno così. Poi qua. Che. Ok. Aspettate. Fatemi. È a 200. L'angolo lo mettiamo a 200. Fatemi elaborare, ecco, dovrebbe stare sopra. Perfetto, quindi basta mettere la scala a 2,20 e poi la mettete a 1. E l'angolo lo mettiamo da, eh, da 0, magari non proprio da l'angolo da 0, lo mettiamo a 200. Perfetto, mettiamo la linea sopra e viene poi vabbè, poi magari ce la aggiungiamo uno shake o qualcosa simile, non so, magari poi ce la aggiungeremo. Ok. Andiamo a fare un'altra cosa, ovvero vado a fare una transition, anche questa qui molto semplice. Andiamo su Sposta e Trasforma, andiamo sul secondo e andiamo a mettere a 90°. Gradi. E lo mettiamo in questo modo. Poi andiamo su effetti, aggiungi effetto e mettiamo anche Uh, sfocatore in movimento yes ok fatto questo andiamo su sposta e trasforma andiamo qui e voglio fare uh, una cosa <ride> ovvero aspettate che queste forse devo mettere un po' più proviamo a metterle così vediamo sì, perfetto, quindi questo qua lo mettiamo all'inizio e alla fine perché viene più, diciamo, smooth, diciamo. Ecco. E poi quando lo mettete, mettiamo uno all'inizio, uno alla fine. E eh, alla fine basta andare così a scorrere un po' avanti. E vedete che è come se cadesse. Quindi scorriamo e come se cadesse e mettiamo questo così. E viene questa cosa. Ok, andiamo a mettere un'altra foto e la ingrandiamo. Fatto questo, eravamo, avevamo fatto questa cosa, no? Bene, adesso facciamo più o meno la stessa. Andiamo su sposta e Trasforma e facciamo così. Poi andiamo su Effetti e aggiungiamo le nostre... No, dobbiamo, dobbiamo aggiungere le teste in teoria, ecco esattamente. E mettiamo lo specchio. Poi andiamo a metà foto, tipo così. Mettiamo uno. Al centro non andate a mettere alla fine perché ci servono due cose, ne mettiamo un'altra. Poi qua facciamo un rombino e lo mettiamo a 90 e qua un altro rombino a 0 e mettiamo questo grafico e questo sarà il risultato. Ok, forse è leggermente veloce. Ecco, adesso è molto meglio. E qua vado anche a mettere questo un po' più all'inizio. Perfetto, questa transition mi piace molto comunque. E possiamo mettere anche la sfocatura in movimento, ora io l'avevo levata comunque. Andiamo su questo coso per ingrandire, ne facciamo un'altra. Andiamo uh, sul qui al centro più o meno, mettiamo il rombino e alla fine ne dobbiamo andare a mettere un altro. Ok, eh, ecco. Poi andiamo sulla rotazione e mettiamo uno qui al centro e un altro sempre in cui ruotiamo a 90. Ok e qua facciamo questa cosa e viene questa cosa qua. Dove vedete che va a fare sto giro qui. Se no all'inizio si potrebbe fare anche al contrario, però all'inizio io lo faccio così. Bene, poi andiamo a prendere un'altra foto. Ok raga, rieccoci. Prendiamo la foto, quindi andiamo su effetti, aggiungi effetto, mettiamo le tessere le mettiamo. Andiamo su sposta e trasforma, il terzo e ecco. Poi giustamente mettiamo lo specchio, ovvio. Mettiamo e mettiamo anche qua e facciamo così. Solito cosa di ingrandire così e lo mettiamo questo più o meno di questo grafico poi andiamo su uh, questo che sarebbe il coso per uh, il giro e lo mettiamo a 90 e mettiamo il rombino poi al centro mettiamo un altro rombino ed ecco fatta la transition anche qua così ragazzi ho deciso di andare a mettere la sfocatura in movimento su tutte le foto perché Uh, sinceramente ora valutando ci sta meglio comunque vabbè si sì, cerchiamo di fare molto veloce adesso andiamo a fare una transition con la polaroid che mi diciamo, è venuta questa idea e poi faremo un'altra transition che non avevo mai fatto e quindi voglio farla allora voglio fare la polaroid comunque ecco qua adesso ripeto non c'è diciamo ancora lo shake principale comunque l'abbiamo fatta più o meno così allora andiamo su pixart e ci dobbiamo andare a prendere un attimo L'adesivo la, della Polaroid Quindi adesso vado a farlo Aspettate Adesivo Polaroid E la prendiamo, eccola No, però era più bella Quell'altra, questa Velocemente, raga Ok Poi andiamo qui E eh, ci andiamo a mettere la foto La ritaglio perfetto. E ecco che la mettiamo dentro. ragazzuoli state attenti. Ecco, vabbè, qua la ingrandisco un po', ecco. È fatto. Poi andiamo qui e andiamo immagine video e la prendiamo. La andiamo a mettere un po' indietro, quindi tipo così. E la facciamo poi andare Vabbè, qua poi la allunghiamo e la facciamo andare un po' avanti e la mettiamo così. Andiamo a metterci la sfocatura che qua ci sta molto bene. Sfocatura, movimento, ecco. E ovviamente è troppo veloce, quindi sì, vado un po' più. Però sotto dovete anche allungare la foto sottostante, praticamente. Poi fatto questo, la facciamo andare avanti così e la facciamo allargare così ok e deve venire così tipo ho preso la foto perfetto e adesso andiamo a fare un'altra transition molto particolare vabbè a parte l'inizio che è il solito nel senso che non dobbiamo fare niente di che. Ora io ve l'ho detto che all'inizio l'hai fatto così, cioè non sembra granché, però quando lo vedete alla fine eh, messo um, con lo shake, che io ho già fatto il tutorial dello shake che metterò, che ve lo lascio in bio il tutorial dello shake. Mettiamo così. Verrà una favola, ok? E, vabbè, una favola? Non credo, comunque verrà carino. E ok, fatto così. Poi andiamo sempre qui, dobbiamo stare qui, andiamo su questo coso per unire e andiamo a mettere così. Questa transition non è quella che magari sembra quella strafacile, che allargate, no. Aspettate. Ecco. Poi, aspettate che fatemi... Manca abbastanza poco per finire il video, perché contate che qua ci prendiamo altri secondi, quindi non manca molto. Bene ragazzi, eccoci, sto mettendo veramente, veramente tanto perché sto montando mentre faccio le varie parti del video. Comunque, prendiamo la nuova foto e la dividiamo, quindi facciamo a livello duplicato. Ora facciamo una cosa che probabilmente se seguite i miei tutorial sapete che non, non abbiamo mai fatto, però... È la prima volta eh, che la faccio vedere, però è la seconda che la provo. Comunque, prendiamo la prima immagine, effetti, aggiungi effetto, cerchiamo un effetto che si chiama copia sfondo e lo mettiamo. Fatto questo, dobbiamo cercare un effetto che si chiama cancella e lo mettiamo. Poi dobbiamo mettere la fine del cancella a 50. Uh, pensate che io dopo devo anche diciamo, studiare un po' italiano e bellissimo wow uh, poi dobbiamo andare a mettere effetti, aggiungere effetto e mettere lo specchio però non mi ricordo se lo specchio va messo sulla prima o sulla seconda no no ok va perfetto poi andiamo sulla seconda foto sul secondo livello duplicato andiamo su sposta e trasforma e mettiamo un rombino poi andiamo al centro e ne mettiamo un altro e andiamo a centrare la foto così. Cioè centrare, non so come si dice raga. Vabbè, comunque avete capito. E guardate qua l'effetto. Perfetto. <ride> ecco, e facciamo questa cosa. Poi una volta che abbiamo fatto questo io solitamente eh, metto sempre anche qua uno shake sopra. Cioè prendo un'altra foto e la faccio partire. Perché se no... Eh... Cioè, secondo me, come vi posso dire, non lo so. Faccio sempre partire un'altra foto. Comunque la prenderò. Adesso la prendo e taglio la parte. Comunque, sempre. Vabbè, qua ci mancano due transition. Poi abbiamo finito, credo. Comunque, eh, poi vi faccio vedere il risultato finale. E metterò uno shake. Che ripeto, ho già fatto in un altro video. Quindi non chiedetemi il tutorial. Eh, prendiamola. Mettiamo qua normale. No, mettiamo indietro. Così. Poi andiamo qua, la mettiamo normale e mettiamo così, poi mettiamo lo specchio, uh, ovvero le tessere specchio. Poi quello che ho pensato di fare è tagliare, andare a rimettere la foto in questo modo, duplicando il livello varie volte. Ok, quindi duplichiamo il livello varie volte. Lo faccio tipo tipo... però aspettate, cioè farò delle varie cose, cioè non è che lascio così. Ora vedete cosa faccio. Ok, allora qua, poi qua devo mettere, diciamo, l'inverti. Specchio. Ecco. Mettiamo anche qua l'inverti. E poi, ecco, non mi chiedete come mi è venuta questa idea, cioè proprio a cavolo. Gli occhi volevo provare a metterli, quindi li metteremo. Li metteremo, sì. E mettiamo: alleggerisci lo schermo, e ecco fatto. Ora si, sì, e qua ci sta un po' di rosso sotto, però non si vede. Quindi fa niente. E lo devo mettere quando. Per ora metto questo, e lo metto qua. Quindi andiamo qua e le tagliamo. Aspetta, se sei fotosensibile o epilettico, non guardare questa parte del video perché potrebbe urtare la tua sensibilità e non voglio far male a nessuno. Mettiamolo qui. Giù, lo facciamo andare giù e poi metterò questo overlay praticamente con tutte le clip più o meno. PS l'overlay è all'inizio del video e se vedi la mappa spettrale è perché l'ho voluta levare che non mi piaceva, quindi tranquilli e. Così lo mettiamo, poi andiamo su miscelazione e dovremo andare su scurisce e moltiplica, perfetto, e vi potete mettere questo overlay, io però devo ingrandirlo un po', ecco e questo qua sarà l'overlay con i flash, poi dobbiamo copiare questi overlay su tutti i layer. Quindi, eh, ora, ovviamente, ora stop perché ci metto tantissimo tempo. Adesso faremo l'ultima transition perché le ho messe tutte. E poi, comunque, qua mi ero dimenticata di dirvi che qua dovete andare cioè far andare magari la foto dietro avanti. Poi che casco questa cosa sotto. Vabbè, boh. qua dovreste far andare la foto dietro avanti. Però adesso io non l'ho cioè fatto perché mi sono scordata. Però vabbè, voi fatelo. Comunque qua andiamo a fare l'ultima transition e poi faremo l'outro. Gli overlay comunque li trovate a fine video. E allora qua eh, come outro metto una transition abbastanza semplice. Allora qua metto l'esposizione gamma. E metto... Eh, vi faccio vedere. Allora questa qua la metto a... Come stava e l'esposizione, qua la metto al massimo e poi la diminuisco. Ok, perfetto. E vabbè, viene. E ecco fatto. qua deve venire questo flash. E poi faccio questa cosa: aggiungo effetti. Metto il 3D e metto il capovolgi livello: capovolgi livello, metto questo così. L'angolo lo metto così, ok. Poi metto ovviamente. Ora non ce l'ho quindi ce lo metto dopo e faccio la stessa cosa. E poi faccio una outro, però boh, non so che fare come outro. Sinceramente, cioè, credo che metto un video e basta. Però l'autostream... o magari facciamo quell'effetto con i pallini, vedere come si fa, perché già avevo fatto il tutorial, quindi nel caso lo verreste vedere, l'ho già fatto. Sempre il capovolgi livello, eh, poi sistemerò anche con gli overlay, raga. E quando sistemo, ovviamente non è che vi faccio vedere quando sistemo. Aspettate, qua vedo quanto avevo messo. L'avevo messo a... 90 dovrebbe stare. Sì, sta a 90 sicuro. Sì, ok. Quindi anche qua devo mettere meno 90. Qua mettete meno 90 e poi questa cosa qua. Ok, poi vi ripeto che devo aggiustare un attimo con gli overlay. L'unica cosa che ora devo andarmene a ritrovare. Quindi... Ok, vabbè, più o meno ce l'ho fatta. E vabbè, ecco qua. Però è venuta male. Vabbè. Non so che ho sbagliato. Forse è così devo fare. Sì, ok, fatto e adesso niente, raga. Eh, faccio la cosa con i cerchi che vi avevo già fatto vedere in un altro video. Io, nel caso, faccio quella con i cerchi che consisteva nel mettere un cerchio. Raga, vabbè, vi faccio vedere solo di una, mettere nero, poi andare su effetti, aggiungo effetti. Ora adesso vi farò vedere anche gli accorgimenti che faccio perché appunto devo fare tanti accorgimenti tra cui mettere lo shake, però comunque l'outro vi faccio vedere ora vi faccio vedere parte dell'autro perché io so che um, ce l'ho nel canale e vi lascio il link uh, comunque sia, ecco, lo metto giù, lo metto fino a un tot, però e quindi gli accorgimenti li devo fare. Uh, ok, cioè, a farli li devo fare però, ok. Quindi metto la forza 2000 e poi qua il cerchio, così. E lo metto. Dovete mettere il cerchio eh, dappertutto, quindi dappertutto nella foto. Ora io lo faccio e velocizzerò il tutto per non avere diciamo problemi che mi venga troppo lungo. Ok, come vi avevo detto qui non ho fatto altro che mettere i cerchi nelle varie posizioni, comunque di questa intro se volete vedere meglio il tutorial l'ho fatto e vi lascio il link sotto in descrizione. Qui invece stavo mettendo tutti gli shake nei, appunto nei vari video e anche quest di questo shake ho fatto il tutorial e vi lascio il link in descrizione. È un tutorial molto molto vecchio però comunque vi lascio il link. E vabbè qui poi stavo sistemando i vari overlay e uh, all'inizio comunque avevo già fatto vedere il risultato. Qui sto salvando questo overlay che come vi ho detto ve l'ho fatto vedere già a inizio video. Qui mi fermo con appunto la firma del mio Instagram, ma poi qui su YouTube lo metterò con la mia firma del canale. Nulla raga. Uh, cioè questo video veramente l'ho finito in 3 ore circa Perché contate che anche registrando Ci vuole molto molto più tempo Però spero che vi sia stato utile E vi sia piaciuto Io nel frattempo mangio E se siete arrivati fino a questo punto del video Commentate con pane Pane e salame Ciao ragazzi addios